Grazie alla nostra esperienza all'estero siamo riusciti a individuare nel settore degli specialty coffee, in particolare in quello che noi amiamo chiamare slow coffee, un potenziale sbocco per il mercato italiano del caffè. Che cosa significa specialty coffee? Sono prodotti la cui qualità è sensibilmente superiore e la qualità viene controllata, mantenuta e garantita dalla pianta di origine all'estrazione in tazza. Ad oggi vi farò vedere come viene estratto uno specialty coffee, in questo caso abbiamo un Panama, un Geisha di Finca La Esmeralda, una monorigine 100% arabica ovviamente, tostata chiara appositamente per l'estrazione in filtro attraverso il metodo V60, che non è altro che una sorta di imbuto forato dove viene adagiato un filtro di carta all'interno del quale viene messo il caffè macinato fresco e viene infusa poi acqua calda. Per realizzare al meglio uno specialty coffee, in particolare il filtro, ogni singolo ingrediente va pesato a partire dal caffè. Io in questo momento vado a pesare il caffè in grani, ripeto, appositamente tostato, chiaro, per questo tipo di estrazione al fine di garantire tutte le qualità aromatiche, quindi a naso e poi gustative in bocca. Lo macino con questo macinino appositamente realizzato per l'estrazione in filtro, in quanto non va a creare i cosiddetti polveri fini invece tipiche per l'espresso. Nel mentre vado a erogare un po' di acqua calda, anche l'acqua ha un'importanza fondamentale nell'estrazione di questi caffè, deve avere una temperatura non troppo elevata in quanto andrebbe a bruciare il caffè, ma neanche troppo bassa in quanto non andrebbe a estrarre al meglio le proprietà aromatiche del caffè stesso. Dopo aver preriscaldato leggermente il filtro di carta e quindi tutti gli strumenti necessari del caso, vado a posizionare il caffè macinato pochi secondi fa nel filtro, in questo caso io lavoro con 15 grammi, e vado a infondere l'acqua. La prima parte di estrazione si chiama blooming, vado ovvero a mettere circa il doppio del peso del caffè in termini di acqua per far sì che l'anidride carbonica contenuta all'interno del caffè, comunque già macinato, possa fluire liberamente e quindi non vada a contaminare il gusto del caffè in tazza. Si aspettano circa 30 secondi, dopodiché si procederà a una seconda infusione di acqua per completare l'estrazione. Come potete vedere, io qui sotto il bricco che andrà a contenere il caffè ho una bilancia, questo mi permette di misurare e il tempo d'estrazione, che deve essere intorno ai 3 minuti, qualche secondo più, qualche secondo meno, troppo poco o troppo di più significherebbe una errata estrazione del caffè con conseguente aroma e gusto non idoneo. E vado a pesare anche la quantità di acqua che serve a realizzare correttamente un V60. In questo caso questa è la seconda parte di estrazione, vado circa a infondere 100-125 ml di acqua oltre ai 30 aggiuntivi iniziali del blooming e attendiamo che la percolazione vada avanti col tempo. Come potete vedere qui sotto il caffè sta percolando nella brocca, il colore è molto chiaro, dettato da due fattori e dalla tostatura chiara del caffè e dal fatto che in questo tipo di estrazione non c'è nessuna pressione forzata come può avvenire nella macchina espresso che lavora mediamente a 9 bar. L'unica pressione in questo caso è quella atmosferica che fa scendere l'acqua in maniera naturale. Dopo circa 1 minuto e 30 da quando ho iniziato l'estrazione vado a completarla con una seconda mandata di acqua calda. Io personalmente amo lavorare oltre al blooming con due estrazioni di acqua, ma questo non è una regola fissa. C'è chi ama lavorare con due, con una, con tre, con quattro, con cinque. Non è una regola fissa, ma anzi dovrebbe essere una cosa legata più al tipo di caffè che stiamo utilizzando. Nel frattempo che il caffè finisce di percolare vado a preriscaldare la tazza nel quale servirò il caffè. Questo serve a evitare uno shock termico al caffè, alla bevanda del caffè, in modo tale che le proprietà restino intatte e garantiscano il meglio possibile. In questo momento siamo intorno ai 2 minuti e 20, il caffè sta finendo di percolare, quindi siamo pronti a gustare questo nostro caffè. Come dicevo prima, questo è un Panama, è un Geisha di Finca La Esmeralda, il cui corpo viene evidenziato grazie alla tostatura chiara, al fatto che è un caffè 100% lavato e asciugato sul cosiddetto African Bed, che è una sorta di patio che permette la corretta circolazione d'aria al fine di asciugare il chicco in maniera uniforme. Le prime note
aromatiche e gustative che si possono sentire sono frutti rossi, in particolare ribes e pesca. Detto questo, siamo a 2 minuti e 58, quindi siamo perfettamente nel tempo. Vado a togliere il filtro, scusate, lo butto nel cestino sottostante. Lascio riposare un attimino il caffè, in quanto la temperatura è molto elevata e non si andrebbe a sentire nulla. Svuoto la tazza dall'acqua calda e vado a servire il caffè. Ecco qua, grazie.